Ed eccoci qua, benvenuti a un caffè con Bennato dopo lunga assenza con Davide Bennato. Alessandro De Caro. Fatta apposta che stavo bevendo. Alessandro De Caro. Allora, oggi di cosa si parla? Dunque, in realtà abbiamo un sacco di arretrati, quindi potremmo parlare della qualsiasi con elementi di qualunque. Noterete che c'è anche uno sfondo diverso perché... Che Nicola Caruso. Nicola Caruso ci ha proibito di utilizzare lo sfondo ufficiale, però possiamo dato che... Vedere. Possiamo fare vedere Nicola Caruso. Facciamo vedere Nicola Caruso. Ecco qua. Nicola Caruso è quello che ha fatto due con le mani. Quattro. Due, quattro. Allora. La vittoria per il Brexit. La vittoria per il Brexit. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di Brexit. E che già 16 siete? 18, che è una follia. Sentivate l'astinenza, bricconi. Dunque, oggi cosa si parla? Oggi parliamo di Brexit. Il Brexit, quindi, io devo essere sincero, ho fruito la Brexit in due modi. Prima cominciando a vedere Mentana, ieri sera tipo verso le 11. Le 11, sì. E quindi già. Anche prima, sì, no, sto parlando di me. Perché io sto parlando. Con la fai il record. Avrà cominciato di sì. No, ma voi non sapete il fatto. Io poi mi sono svegliato tipo alle 3 del mattino. Ho detto, fammi vedere che sta succedendo sulla 7. E c'è la Mentana che stava in maniera concitata, stava dicendo, ancora le notizie però erano di un testa a testa. C'era già stato lo scontro tra Monti e Python, Tremonti? No? Monti e Tremonti? No, mi manca. Ah, si è andata la trasmissione? No, non c'è stato. Non c'è stato, cioè quello no, che avevo visto. Stato, cioè, nel senso. Monti se n'è andato, ma tu non l'hai visto però. Alle 3 del mattino no. Alle 11 del mattino no. Alle 11 della notte no, alle 3 del mattino manco. Poi, però giuro, poi sono andato a dormire. Mi sono fatto un bicchierazzo d'acqua e sono andato a dormire. Brexit, devo essere sincero. The best practice di definitivo The best practice di sveglio. No, dipende un bicchiere d'acqua. È un bicchiere d'acqua? Nel senso, come dice il grande, diciamo così, Ned Flanders, un buon bicchiere d'acqua e una fetta di pane vicino e affrontiamo la giornata. Alle 3 del mattino, figurati. Dunque, la cosa mi ha molto colpito perché, devo essere sincero, io ero convinto che non avrebbe vinto il Remain. Ma un po' tutti eravamo convinti. Mi ero proprio convinto di questa cosa e questa cosa mi ha assolutamente lasciato. Devo essere sincero, mi sono veramente colpito. Voi che in Inghilterra ci sono. Nel Regno Unito ci sono un sacco di amici, anche se in realtà sono dalla parte dell'Inghilterra, perché in Scozia al momento non mi pare di avere amici in questo momento, cioè che si sono trasferiti, né in Scozia né in Galles. Però c'è un sacco di amici nella zona di Londra, sì, oltre che a Londra. Sì, questo scommesso, completamente cannato questa volta la previsione. Avevo detto un 52% a favore del Remain, in realtà. Sì, stavolta diciamo così, i dati, mentre la volta del referendum ci aveva azzeccato, stavolta no. Non ha funzionato. Vabbè, questo era pure legittimo, il fatto che per conoscere i risultati di queste cose bisogna conoscere un minimo il contesto culturale in cui si muovono, e noi, per quanto mi riguarda, non ho questa conoscenza approfondita. Credo che anche chi lo conoscesse bene sia rimasto sorpreso di questa. Io sono rimasto comunque molto colpito, devo essere sincero. Sarà che c'è un sacco di amici, sarà che questa cosa mi sembrava che non avesse molto senso, soprattutto che il fronte del Brexit, Brexit exit, fosse non particolarmente, diciamo così, quotato. Penso a Nigel Farage e altri soggetti, l'ex sindaco di Londra. Però questa cosa mi ha molto colpito, soprattutto sarò curioso di vedere che tipo di ripercussioni ci saranno dal punto di vista soprattutto delle collaborazioni internazionali, perché io l'unico tipo di rapporto che ho con il Regno Unito è il fatto che ho colleghi dell'università del Regno Unito, della London School of Economics, ma altre, con cui di solito collaboriamo per fare paper, per incontrarci, convegni, eccetera, eccetera. Soprattutto per partecipare insieme ai famosi Horizon 2020 o comunque questo tipologia di accordi internazionali. Sono curioso di vedere che tipo di conseguenze ci saranno. Quindi devo essere sincero, la cosa sarà che c'ho, dal punto di vista dei rapporti interpersonali, sia personali che lavorativi, sento l'Inghilterra piuttosto vicino, ma questa cosa mi ha molto colpito. Soprattutto mi hanno molto colpito i dati che ho visto oggi, che il dato che ho visto che circolare maggiore è che sembrerebbe, perché non ho controllato le fonti, anche se un'immagine che sta girando molto nei social network, sembrerebbe che le persone che hanno votato per l'uscita dall'Unione Europea siano state fondamentalmente persone over 50, mentre soprattutto nella fascia tra i 18 and over, cioè 18 più, dai 18 in su, invece l'idea era quella di restare dentro l'Unione Europea, che la dice lunga fondamentalmente sulla differenza generazionale, se mi passate il termine, che c'è fra coloro i quali hanno votato per l'uscita dall'Inghilterra e coloro i quali invece. Dice addirittura over 65.
Sì, ma aspetta che c'è a giro Marroncelli, che lui in questo momento lui vive in Spagna. Il voto per facilità deprime, i giovani volevano un altro futuro. Ciao Algerino, sì, sono d'accordo assolutamente con te. Assolutamente con te, e che la dice lunga fondamentale. C'è una bella osservazione che ho letto, non ricordo dove prevalentemente, cioè da quale contatto mi sia arrivata, ma era un'osservazione sui baby boomers, cioè le persone che sono nate durante il boom economico, che e sembrerebbe che questa sia un'altra cosa per cui i baby boomers, cioè coloro i quali sono nati nel boom economico, in questo caso però si sta facendo riferimento all'Inghilterra, perché solito il termine si usa in associazione con il dopoguerra negli Stati Uniti. I baby boomers si stanno, diciamo così, stanno sottraendo a ulteriori pezzi di futuro alle giovani generazioni. Questa è un'osservazione che ormai in alcuni salotti e soprattutto in alcuni giornali sta dato per la maggiore. Cioè il fatto che appunto le persone più grandi d'età saranno quelli che meno pagheranno le conseguenze di questo voto e che le lasceranno soprattutto alle giovani generazioni. Infatti io l'ho postato questa cosa, cioè una cosa quasi biblica, tipo le scelte dei padri cadranno sulle teste dei figli. Ho voluto dare una svolta biblica. Prima di andare a fare esami vorrei dire due cose. No, non c'è delle cose che devo andare a fare esami, scusa. Devo andare a fare esami, lo so. Va a fare il lavoro tuo, io l'ho fatto stamattina. La prima è che solitamente la popolazione più in là d'età, nel caso over 65, un po' più grandi, tende a esprimere, diciamo, un voto di paura, un voto di conservazione, e invece quello dei giovani potrebbe essere interpretato come un voto di speranza, ma ci piace pensare. Scusate, perché ho paura che scorrano i commenti. Vincenzo Spedore, ciao Vincenzo. A breve Salvini scoprirà l'hashtag Italia Live. Speriamo di no, perché Salvini a me mi ha già fatti a peperini. Che chi è di Roma sa cosa vuole dire. Deformastro Paolo, scusami. Che generazione di sfigati che siamo. Berlusconismo, crisi economica, rigurgiti vari, nel senso di resistere. Mettici pure le ossa che iniziano a fare male e visite che solo gli uomini possono fare avere 40 anni è una vergogna. Sì, sono d'accordo con te. Una vera schifezza, scusa. Sono d'accordo con te, Stefano Masto Paolo. Ciao Stefano, bentornato. E l'altra cosa, prima di andare a fare lezione, è che esami. Probabilmente tu devi andare a fare esami. esami, sì. No, scherzo. È che probabilmente la lettura che noi abbiamo ricevuto da parte dei media è stata la narrazione, diciamo, di chi ha più paura dell'uscita della Brexit, cioè degli europei che hanno paura. C'è stato molto, secondo me, anche forse un eccessivo terrorismo psicologico. Questo è stato visto dalla comunità europea, che si sente abbandonata dalla presenza, chiaramente, dall'uscita. No, non so. Scusate, c'è stato un c'è stato per motivi tecnici c'è stato un fatto non formattare l'iPad, secondo me è anche una cosa che influisce tanto, no? Ci sono stati motivi tecnici, ma non ci ho pensato, Alessandro De Filippo. Finisce il ragionamento. Poi il ragionamento è questo: dal mio punto di vista, la narrazione dei nostri media europei è stata quella della sindrome dell'abbandono, una grande paura dell'abbandono del Regno Unito, che sembrava aprire praticamente l'apocalisse economica. Adesso vedremo, perché è chiaro che nonostante il voto dei cittadini. Nonostante il voto dei cittadini britannici, non si può fare tabula rasa, quindi comunque ci saranno una serie di accordi. Io non la vedo così catastrofica la situazione. E secondo me invece i media nostri, italiani soprattutto, l'hanno raccontata come non ci saranno domani. Arrivederci, vado a fare ciao, esame. Ciao, ci vediamo. Okay. Nazareno, tu ovviamente lo sai, questo qua di questa frase ti porterà. No. È mio l'iPad, hai detto che lo devo formattare, quando lo formatto entri nell'inquadratura. Cazzone. Nazario, tu lo sai, questo qua ti porterà a estromettersi al gruppo. Sì, subito, adesso. Subito, cioè, perché mi sono stufato di avere franchi tiratori. E ne hai tante. Sì, esatto. E quindi comincerò a fare repulisti. Marcello Guardo, ciao Marcello, buonasera. Guardi prof, il futuro dei giovani è nelle mani di un mondo sempre più anziano. Parole sante. Come numeri poi. Daniele Palumbo, avanti regà, fatemi ridere che oggi qui a Londra c'è solo da piangere. A Daniele contavo infatti che tu mi dicessi qualcosa. Comunque il sindaco di Londra ha detto che comunque sì, questo l'ho letto anche adesso. Tutti i cittadini dell'Europa Unita comunque saranno sempre benvenuti a Londra, come anche il presidente credo, della Scozia, no? La Scozia in cui ha vinto comunque il Remain e non il Brexit.
Sì, no, questa cosa sì, l'ho letto anch'io, questo il tweet del sindaco di Londra, che ancora non sono riuscito a imparare il nome, però prometto sì, di sì, lavorarci sopra. Sì, ha detto che comunque Londra resterà una città, diciamo così, con vocazione sia multiculturale, e non potrebbe essere altrimenti, dato che anche per l'origine del sindaco di Londra, ma anche soprattutto di apertura e di, diciamo così, coinvolgimento per quanto riguarda le persone provenienti dalla Unione Europea, che è una cosa che è stata sottolineata, che hanno anche un ruolo sia nel pagare le tasse che nello sviluppare la vita sociale e culturale di Londra. Questo secondo me secondo una cosa. Oltretutto a Londra, quindi anche il Remain anche a Londra. Quindi... Daniele Palumbo, che vive a Londra. Posso dire tante cose, ma non bastano a spiegare lo sconforto di molti. Nessuno si sarebbe mai immaginato. Manco io, a te pensavo, è un altro paio di persone. Londra è stata una delusione assurda. Doveva essere lo stronghold del Remain, invece no. Però quello che mi sembra interessante è che. Sì, però quello che mi sembra interessante è che alcuni paesi, diciamo così, separatisti dal governo britannico, invece... sembrerebbe che hanno cominciato a dire guardiamo un po' le cose. Credo che sia stato lo Sinn Féin che abbia chiesto di fare una consultazione popolare per cercare di, diciamo così, annettere l'Ulster all'Irlanda, perché sapete che c'è questa questione. Comunque anche nel Nord Irlanda ha vinto il primo. Chi di separatismo ferisce, di separatismo perisce. Secondo me è una cosa da prendere in considerazione. Elia Giandinotto, Vox Populi, Vox Dei, sì. E questo comunque. Maria Rita Smarra, ridateci pizzoli napoletani. Scusate, quelli rimarranno lì. Devo mettere i like come se non ci fosse un domani. Tranne a Giandinotto. Elia, scusa, fai una cosa, ma perché uno dei due meme che hai fatto, di quelli più carini, non quelli scemi, non lo pubblichi? Andrea Tavano, ciao da Andrea. Per tutti quelli come me hanno vissuto e lavorato a Londra, un colpo al cuore. In più mi tocca leggere anche i commenti dei grillini invasati, ecco, che gioiscono. Infatti. Ma de che? Sono d'accordo. Anche perché tra l'altro c'è stato un ripensamento della posizione. Un dietro front bestiale, con annessa cancellazione di un post vecchio di qualche tempo fa, sì. Palumbo, il Cameron non si è dimesso. Questa l'ho vista in diretta, quando su Rai News 24, proprio mentre c'era a Downing Street c'era la conferenza stampa di Cameron che annunciava le sue dimissioni. E finirà a ottobre, secondo referendum scozzese per autonomia. Un attimo che prosegue. Sfiducia al leader dai parte dei Labour. Sì, infatti c'è da prendere i popcorn, come dicono i più cinici, per vedere quello che succederà adesso. Io sono anche curioso di vedere se verrà portata avanti la posizione di Juncker. Juncker ha detto fondamentalmente che l'Inghilterra non si, il Regno Unito non si aspetti una, diciamo così, un percorso privilegiato e gli accordi privilegiati all'indomani di questo referendum, perché hanno deciso di voler uscire, e quindi tutte le diciamo così, gli atti istituzionali e politici verranno fatti proprio in questo senso. Quindi adesso la vedremo dura. Secondo me non ci sarà uno scontro, però allora io non sono un politico e mi occupo poco di comunità, di Unione Europea, e non sono neanche un istituzionalista, sono semplicemente un cittadino europeo che sta facendo la riflessione. Però secondo me questa qua potrebbe essere considerata come un segnale d'allarme per quello che si chiama la cosiddetta Europa a marcia tedesca, cioè il fatto che c'è troppo centralismo tedesco e che sia troppo germanocentrica rispetto ad alcune politiche. Però ripeto, non sono un esperto. Cambiare, credo che sia non sono un esperto, ho sentito appunto che anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha fatto riflessioni sul fatto che bisogna ripensare rilanciare, anche Gentiloni ha fatto questa osservazione, rilanciare la leadership europea per evitare che ci sia un effetto domino, cioè uscendo uno cominciano a uscire anche tutti gli altri. Ho come l'impressione che ci potrà essere un ritorno di fiamma del peso della Turchia nell'entrata nell'Unione Europea, come questo sospetto. Nei prossimi giorni secondo me vedremo cose di questo tipo, vedremo, comunque tutta una cosa aperta. C'è una bella osservazione da immaginario collettivo che si poteva fare sulla Brexit, questa l'ha suggerita l'appassionato di Game of Thrones qui accanto a me, Alessandro, perché dato che Game of Thrones, cosa che io non sapevo, è girato in Inghilterra, soprattutto in Irlanda del Nord, sì, in posti del cavolo che possono essere ambientazioni medievaleggianti, perché sì, Game of Thrones non c'è niente, non è che puoi farlo a Sid di Game of Thrones, no, perché i draghi come li fai a volare sul coso di Sydney, sull'opera di Sid, non si può fare, non c'ha senso. Quindi fondamentalmente Game of Thrones sta... Sì, Jose Graci. Questo è mio cugino, ciao Jose, ciao! Irresponsabile affidarsi ad un referendum per una scelta così importante. Questo l'hanno detto in tanti, Jose, c'ha ragione. Ma questo lo diciamo noi dal vecchio referendum sulle trivelle. In cui ci sono delle variabili che certamente il cittadino non può completamente conoscere. Guarda,
bello cuginetto mio, bello cuginetto mio, hai detto una cosa sacrosanta, cioè queste sono le classiche decisioni di tipo tecnico che perché, di cui semplicemente un atteggiamento di tipo finto democratico ma più populista, affidarsi solo unicamente all'elettorato. Poi una risposta, cioè uscire dall'Europa Unita che è un insieme di variabili assurda, con un sì e con un no, cioè è vero che bisogna essere sempre più diretti. Comunque devo essere sincero, l'unica cosa che ho invidiato agli inglesi su questa cosa era la chiarezza della tessera per esprimersi sul referendum, era di una chiarezza anodina, persino quelli che non sapevano l'inglese potevano tranquillamente rispondere alla questione. Noi l'abbiamo fatto più complicata, abbiamo fatto doppie negazioni per secondo voi, if avremmo noi secondo la base alla legge che prende in considerazione con i te addendum, ma non ovvero, sì, sarebbe stato un po' un problema. Rosario Lanzafame, Rosario, buonasera. Buonasera, chissà come si è svegliata Merkel oggi, la stanno pensando in tanti, soprattutto perché cominceranno a fare soprattutto il partito dell'emiciclo dell'attuale Reichstag, comincerà a fare un pochettino diciamo così, fare sentire un pochettino la pressione. Peppe Cannizzo, ciao Peppe. Oltretutto una decisione così importante con uno scarto così minimo è quasi antidemocratica. Su questo non lo so, perché loro non c'hanno il concetto, diciamo così, non c'è un concetto di quorum o roba di questo tipo. Se la decisione è stata fatta, è stata fatta. Anche se in questo caso la maggioranza è risicata, ma come sappiamo la regola vuole che la maggioranza sia 50% più uno dei voti. Quindi in questo caso la regola regge. Ciao Iose, è sempre un piacere. Ma si parla di Game of Thrones, no? Sì, stavo parlando di Game of Thrones. Torniamola sui territori che controlliamo meglio, perché questa è la nostra parte un po' più politica. Poi manca Alessandro De Filippo, quindi i nostri monologhi assolutamente non so su quale i monologhi politici non possiamo farli, perché io non sono esperto di politica, Alessandro sembrerebbe di sì e quindi non li possiamo fare. Però fidiamo sull'aspetto dell'immaginario, c'è una famosa riflessione che i fan si chiedono: dato che Game of Thrones è girato nel Regno Unito, che conseguenza avrà la Brexit su Game of Thrones? La parola agli esperti. Da quello che leggevo, se per qualche giorno c'è stato un po' di ansia, perché Game of Thrones gode di alcuni benefits dell'Unione Europea, no? Di alcuni finanziamenti dell'Unione Europea, proprio per il ruolo che gioca in un paese come in una nazione come l'Irlanda del Nord, che crea posti di lavoro, e quindi ci sono dei finanziamenti. Cioè, mettendo a rischio, facendo uscire il Regno Unito dall'Unione Europea, si mette a rischio anche quei finanziamenti. In realtà le cose non stanno esattamente così, anche perché di Game of Thrones rimane l'idea qual è? Se esce l'Unione Europea non ti do i soldi che ti sto dando in questo momento parziale, però, per farti girare Game of Thrones. Però ci sono due stagioni ormai da girare, quindi credo che poi in queste due stagioni non è che cambi poi moltissimo. E poi si può essere anche che il governo del Regno Unito replichi quei finanziamenti, replichi tutti quei benefici che ha la produzione, in modo tale da permettere di far già. Secondo me comunque la CBO non avrà nessun problema a girare le prossime stagioni. Ma facciamo un po' di spoiler. Dunque, la battaglia dei bastardi, come è andata a finire? No, sto scherzando. Cioè, comunque è una delle più belle puntate delle tutte. Ma tanto lo dice, stai diventando monologo. Odor, una delle più belle puntate delle cose. La battaglia cosa? Una delle più belle puntate. Ammazza le palle. Ma guarda, credo che abbia avuto un rating di 10 su Minibic, che non è un caso, non l'abbia avuto. E su Rotten Tomatoes quanto ha fatto Rotten Tomatoes? Scrivilo. Ozymandias di Breaking Bad, che è la penultima. La terzultima di Breaking Bad, che è un altro capolavoro. C'abbiamo Nicola Caruso che dalla regia che pur Caruso, risultando fra i commenti in questo momento ci dando le informazioni. Saluto Nicola. Saluto anche Roberto Sammito, un altro dei nostri, ma che non è mai apparso in un caffè con Bernardo, né ci mandi saluti tramite non ci guarda, sono snob, ci guardano live, ci guardano su Facebook che state facendo un video. E soprattutto guarda Game of Thrones con me ogni lunedì, quindi Peppe Cannizzo, dichiarazione di Juncker potrebbe servire da monito per eventuali altre uscite? Gran Bretagna potrebbe farcela sola anche senza UE, ma Spagna e Italia uscirebbero mai a faccia? Non credo, ma neanche io. Non lo pensa nessuno, solo Salvini ci crede. Ma nemmeno ci crede, ma nemmeno Farage ci credeva, secondo me. Saluti a voi, la prima volta che interagisco, fino a questo caffè. Vienici a trovare spesso, lo facciamo una volta ogni tanto. Una volta ogni tanto, sempre. Era un po' che mancavamo. La puntata che ha commosso il web, grazie. Margherita Rosmarra. Vai. È sempre una delle più geniali. Margherita, la puntata che ha commosso il web. Margherita, ma perché non commenti più spesso? Ma fallo. Tanto che va bene. Costa, tanto non c'è De Filippo, quindi siamo in allegria e rilassatezza, nessuno farà analisi sofisticate su queste cose. Oh Edoardo, saluto a Genova da Catania. Catania saluta Genova.
Grazie Nicola Caruso che ci ha dato il link. Grande Nicolino, aspetta che metto il like, eccoci qua. No, dicono che già stanno cominciando a fare piani per il nuovo reclamo per uscire la Scozia. Sì, sì, l'abbiamo accennato, però hai fatto bene a mettere secondo, diciamo le fonti. La Scozia è solo il petrolio del nord. Ecco. Ah, la vedo calda sta puntata. La vedo calda questa puntata. Va bene, secondo me se non ci sono altri temi di raggi, di tante cose, ma forse sono un po' che siamo il treno, mi sa, per quelle cose. No, vorrei solamente dire ai miei amici grillini che mi stanno seguendo, che non è, ai miei amici grillini non romani che mi stanno seguendo, che non è vero questa storia, che la raggi non ha avuto la stretta di mano da parte di della Boschi, non è vero. No, piace. Piace alla gente che piace. No, non è vero, siamo stretti la mano. Forse c'è stato un po' di freddezza istituzionale, questo a onor del vero mi è parso di intuire che ci sia stata, ma non sgarbi istituzionali. Fine. Anche un'altra cosa, non è vero che Renzi è stato tipo per 20 minuti con l'iPhone in mano. No, erano 18. No, sì, vabbè, era una cosa. Tanto per no, dire. Su questo in realtà non va verificata. No, ho visto tutto io praticamente. Non verificata meglio. Insieme, cioè, Putin... 30 secondi. Non so se avete visto questa storia. Sembrerebbe che Renzi, mentre stava con Putin aveva a parlare, aveva il tutto automatico in mano per molto tempo. Prima raccontiamo la cosa per chi non la sa e poi vediamo la controinterpretazione. Sembrerebbe che Renzi abbia perso tutto il tempo al telefonino mentre stava con Putin. In realtà, appunto, il condizionale è d'obbligo, perché in realtà ci sono, vedendo tutta la sequenza, e non stava giocando col telefonino ma stava cercando di capire, a me capita nei convegni internazionali, come cavolo funzionava il traduttore simultaneo. Ti sbagli canale, non capisci dov'è il volume, eccetera eccetera. Poi ha preso anche il cellulare per 30 secondi insieme, in due o tre occasioni. E viaggio però... minuto, pensate che la Scozia si possa aspettare dall'UK? No. Giacomo D'Agostini, buon pomeriggio, ciao Giacomo. Iose, grande cuginetto. Ora comunque l'UE ha opportunità di introdurre le misure per catturare una parte di quei capitali che negli ultimi anni hanno versato. Sì, queste banche vere. Maria Rita Musmarra, anche perché, vediamo, scusate che... le nostre tecnologie, anche perché la batteria dell'iPhone non ci arriva a mezz'ora. Sì, è vero, non ci arriva mai a mezz'ora, ma anche manco le batterie di tutti i telefoni ormai. Va bene, secondo me si è fatta una certa. Una certa. E questa è la frase di accompagnamento, si è fatta una certa, che è un modo elegante per dire la nostro collegamento odierno volge alla sua naturale conclusione. E non mi preme di notare che il mio iPad si impalla solo quando c'è Alessandro De Filippo. Secondo me io questo massacro non ci sto. Lui no, perché ovviamente lavora con Alessandro, ma io mi assumo tutta la responsabilità, anzi non vorrei di dirgliela questa cosa vis-à-vis. Oh Alberto, ciao, non è male questo collegamento. Sì, come avete capito ci stiamo divertendo qui da Catania. Abbiamo un super collegamento da parte di uno dei più importanti professori di comunicazione italiani, che è Alberto Abruzzese, uno dei miei mentori, a che saluto e che gli mando un abbraccio affettuoso. Va bene, signori, grazie alla vostra attenzione. Se avete delle osservazioni da fare, fatele nei commenti. Per tutti quelli che sono persi volutamente pezzi di questo caffè con Bennato, e sarà presente su YouTube, cercandolo appunto come un caffè con Bennato, oppure andando sul mio canale, che appunto il canale si chiama casualmente Davide Bennato. Speriamo di tornare presto. Sì, adesso cominceremo a raccogliere contenuti per fare la prossima puntata, perché in questo momento abbiamo esami, tesi, no, ci sono un po' di movimenti. Oggi era venerdì, avremmo dovuto fare la puntata nerd, però dato che c'è un po' di tempo che eravamo collegati, l'ultima volta che siamo collegati non abbiamo ancora visto World of Warcraft, qua piove, cioè non riusciamo mai a metterci d'accordo, quindi questa cosa la stiamo sistemando. Quindi un saluto a tutti, alla prossima volta da parte di Davide Bennato. Alessandro De Caro. Ciao a tutti. Ciao.